Siamo ormai entrati nel recupero del derby, mancano meno di 5 minuti, meno dei 5 minuti concessi dall'arbitro. È una Juve che è riuscita a passare in vantaggio con un buon secondo tempo, decisamente meglio del primo. Grazie a Vlahovic scattato sul filo del fuorigioco, ho aspettato che ci fosse un check del VAR, che probabilmente non c'è nemmeno stato, perché poi a velocità normale poteva anche ingannare un pochino, ma poi si è capito che il gol era regolare. Adesso c'è il Toro naturalmente in forza in finale. Dicevo, primo tempo, Juve male tecnicamente, troppi passaggi sbagliati, una squadra che sembrava ancora molto malata, perché quando sbagli tanto tecnicamente vuol dire che non sei sereno, tanti errori in appoggio, in controllo, in stop. Nel secondo tempo la Juve è cambiata decisamente, adesso attenzione, c'è una palla recuperata ma persa ancora da Kostic, che è molto stanco, c'è un lancio in profondità verso il Torino che naturalmente cerca di riprendersi la partita, fallo subito da Danilo, contesta decisamente il grande Torino, ma il fallo c'era onestamente, quindi adesso lui può controllare un po' il gioco. Dicevo, nel secondo tempo si è visto finalmente un derby, ecco perché nel primo si era vista davvero poca roba, una fiammata della Juve con tre conclusioni nell'arco di 6 secondi al 33esimo, prima volta che la Juve tirava verso la porta. Nel secondo tempo diverse conclusioni, un errore madornale di Kane su un'azione di contropiede, ma una squadra che ha pian pianino è stata in grado di uscire da quell'impasse, soprattutto psicologico secondo me, che c'era nel primo tempo. Ripeto, è ancora una squadra più malata che convalescente, però questo secondo tempo può essere decisamente incoraggiante. Non lo giudichiamo dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, ma sicuramente dal punto di vista del cuore, della determinazione, della garra, come probabilmente non si vedeva per tanto tempo all'interno di una partita. Preziosissimo adesso il calcio di punizione conquistato da Locatelli, il settore bianco-nero naturalmente adesso si fa molto sentire, Allegri addirittura è andato verso la bandierina del calcio d'angolo, pensate un po' come sta vivendo questo finale di partita, perché insomma sicuramente è importante per lui, per la squadra, per tutto il mondo bianconero, anche se lui ha detto giustamente non si può pensare di costruire tutto in una partita sola. Intanto vediamo come va a finire questa, c'è la punizione battuta in questo istante, sta per batterla Cuadrado, c'è una Juve disordinata, ma sicuramente dal punto di vista caratteriale la squadra che probabilmente si sarebbe voluta vedere anche in altre occasioni. Intanto Cuadrado in area, appoggio per McKennie, poi Paredes che è entrato da poco, ancora McKennie porta la palla sulla bandierina, adesso anche quel mestiere e quella malizia che diciamo serve in queste circostanze, non si muove la palla dal calcio d'angolo, ne esce però adesso bene il Torino, attenzione, palla regalata a Paredes, ma viene fischiato probabilmente un fallo di mano, potrebbe a spanne essere l'ultima azione, vediamo un po' se potrebbe, sì, in teoria no, secondo me manca ancora un pochino, il rilancio di Milinkovic-Savic, il rimpallo che favorisce il Torino, esce Szczęsny al limite dell'area, si butta addirittura per terra per guadagnare qualche secondo prezioso, il settore della Juve sta sbandierando più non posso, il settore come a Maratona si sente decisamente meno, ma è anche normale che sia così, siamo ormai verso le battute finali, no? Come dicono i telecronisti bravi in questi istanti, vediamo, intanto io osservo Mariani, la palla su Milinkovic-Savic, praticamente adesso siamo al completamento dei minuti di recupero, più o meno, secondo più secondo meno, Bonucci interviene di testa, palla per Arthur ed ecco il fischio finale, c'è il fischio finale, la Juve vince ancora una volta sul campo del grande Torino, una vittoria sicuramente importante quella per i bianconeri, conseguita soprattutto con carattere, quanto alla tecnica, alla tattica eccetera, se ne parlerà in un'altra situazione, in un altro momento, vi faccio vedere un attimo il fondo del settore bianconero, io la chiudo qua, vi do appuntamento naturalmente a domani, però importante dal punto di vista psicologico questa partita, che naturalmente adesso deve avere un seguito, perché altrimenti non vale nulla, nemmeno vincere un derby. Vediamo se il primo passettino. A domani con gli approfondimenti.